Zoe, giusto? Che cazzo sono queste persone? Sta zitto e ascolta se vuoi rimanere in vita. Vattene via da quella casa. Puoi uscire dal salone d'ingresso. Va bene. Oh, è quello che hai al bolso è un codex. Attento, e non perderlo. Che tipa. Ehi, di qua! Devi aiutarmi. Stia fermo dov'è. Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, voglio dire, è casa sua? Cosa? Io? No, no! D'accordo. Ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Mi ascolti. Mi faccia uscire di qui. Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito? Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi. Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Bene, cosa vuole sapere? Perfetto, iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetti, mi serve la sua arma. Ah, ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene. Vice sceriffo, mi vuole condannare? O vuole salvare un innocente? Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccia presto, vada al garage. Adesso! Che me ne faccio di un coltello? Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece? È il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda. Non crederà alle mie parole. Provi. Ehi, ehi, si fermi. Aspetta, presto, d'accordo. Al diavolo. Io ucciderò uno per uno. È finita, ragazzo.
facciamola finita, tu e io. Oh sì, adesso facciamo un bel giretto. No, 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 no! Cazzo! Adesso ho la tua attenzione. Tra poco ne vedrai degli. Cazzo!